Quando si crea un'impresa, soprattutto una nuova impresa innovativa, è molto importante sapere quali sono gli strumenti e i metodi da adottare per appunto crearla e poi farla crescere. Ne parliamo oggi con Stefano Mainetti, che è Executive Advisor del Polyhub, l'incubatore del Politecnico di Milano, di cui è stato amministratore per 7 anni. Grazie Stefano per essere con noi. Buongiorno. Allora, Stefano, che cos'è lo startup approach? È un approccio che non sempre è intuitivo, in quanto la startup gode di un favore importante, non ha asset da difendere perché nasce come da zero e quindi ha la possibilità di agire da subito cercando di costruire il massimo valore. E come lo fa? Utilizzando un metodo che è antichissimo, è il metodo scientifico. Fa esperimenti, una serie di esperimenti, ipotizzando, partendo da un'idea, ipotizzando una soluzione, ma poi bisogna vedere se questa soluzione interessa al mercato, quindi una serie di esperimenti sui potenziali clienti, raccogliendo però ad ognuno di questi esperimenti dei feedback che sono gli elementi utili, importanti per costruire via via che cosa? Per costruire un modello di business. D'altra parte, fare una startup vuol dire ipotizzare dei modelli di business, trovare quello giusto e poi lì costruire attorno tutti quegli asset indispensabili. Le grandi imprese, avendo gli asset, avendo posizioni di mercato, avendo delle inerzie importanti, non possono agire con la stessa rapidità che è tipica di una startup. E in un momento come questo, in cui dovremo attraversare un'importante recessione dovuta al periodo post-Covid, si apriranno spazi di mercato che saranno facilmente indirizzabili da questi esperimenti che possono fare le startup e meno invece da parte delle grandi imprese. Stefano, questo approccio si può apprendere, si può imparare? Certamente, come dicevo, è controintuitivo, quindi occorre avere una serie di metodi da seguire. È stato teorizzato, si parla di Lean Startup Approach e si tratta di eseguire al momento giusto ogni singolo passo per non bruciare le tappe. Quindi se inizialmente dobbiamo costruire una base di clienti, non è detto che serva costruire da subito un prodotto perfetto, ma serve quel minimo sottoinsieme di funzionalità da testare sui clienti. E in termini anche di finanziamenti, non serve da subito tutto il capitale, ma in funzione proprio dei feedback del mercato affineremo il prodotto, capiremo quali saranno le risorse economiche necessarie, andremo via via a raccogliere capitali di rischio per costruire un percorso di successo. A tutto questo è dedicato uno dei moduli dello Startup Bootcamp Flex, che è il nuovo programma di formazione imprenditoriale promosso dal MIP, la School of Management del Politecnico di Milano, che comincerà il prossimo autunno. Grazie Stefano. Grazie, arrivederci.